Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Ciao a tutti. Oggi volevo fare un breve video su un gioco appena uscito sull'App Store. Sto parlando di Cut the Rope Holiday Gift. Dico breve video perché presumo tutti voi conosciate già il famosissimo gioco. Bene, gli sviluppatori hanno deciso di farci questa specie di regalo pubblicando su App Store questa versione gratuita che è compatibile con tutti i nostri device, ovvero iPhone, iPod e iPad, e aggiunge, diciamo, 25 livelli alla versione originale e funge anche da una specie di demo per coloro che non l'hanno ancora comprata. Allora, innanzitutto vediamo il menu, che è tutto in questa, diciamo, in questa, questo stile natalizio. Abbiamo il pulsante play, il pulsante option, dove non ci sono cambiamenti, e il pulsante full version, che ci permetterà di andare a comprare la versione maggiorata, diciamo la versione originale del gioco. Premendo su play abbiamo i nostri 25 livelli, quelli sbloccati, mentre quelli ancora bloccati saranno con il lucchetto. E anche qui troviamo il pulsante di full version. Partiamo dal primo. Questo è lo stesso video, diciamo, introduttivo che c'è anche sul gioco originale. Ovviamente qua è in stile natalizio. E anche qua vediamo che è cambiato qualcosa. Lo sfondo qua sarà sempre con un albero di Natale. E le corde, le famose corde di questo gioco, saranno rimpiazzate da questi fili delle luci. Ok, la modalità di gioco è sempre quella, bisognerà tagliare le corde col dito per far arrivare la caramella al ranocchio, cercando di prendere il maggior numero di stelle. Però volevo farvi vedere un'aggiunta che c'è stata in questo gioco, che non c'è nel gioco originale. Ovvero, sto parlando di questi calzini qua. Questi calzini fungono da portali, nel senso che se noi facciamo arrivare la caramella dentro a un calzino, uscirà dall'altro. In alcuni livelli poi ci saranno addirittura più calzini, nel senso ci saranno per esempio i calzini rossi e i calzini blu. Ovviamente se noi faremo entrare la caramella nel calzino rosso, uscirà dall'altro calzino rosso. Se la faremo entrare in quello blu, uscirà dal blu. Comunque poi vi faccio vedere un po' di cose. Allora, come vediamo, basta farla entrare dentro e, come avete visto, esce da sotto. Sarà poi possibile fare eventuali acrobazie, diciamo, con questi calzini. Per esempio, in questo livello qua bisognerà calcolare l'altezza, ecco, l'altezza dalla quale rompere la bollicina per far prendere una certa velocità alla caramella, in modo che, arrivando qua giù a una certa velocità, deve uscire dall'altro portale e arrivare direttamente in bocca. Come avete visto prima, l'avevo mollata troppo in alto e quindi aveva preso troppa velocità e quindi aveva superato il ranocchio. Adesso dobbiamo tagliarla un po' più in basso, proviamo qua, ecco, qua invece è troppo in basso, bisogna fare un po' di prove, ecco qua. Però vedete che adesso non sono riuscito a prendere la terza stella. Vabbè, era per farvi vedere, insomma. Ok, diciamo che questa è l'aggiunta principale rispetto al gioco normale, per il resto sono tutte cose già viste. Ovviamente andando avanti nei livelli si avrà una difficoltà crescente e come vedete si aggiungeranno anche i muri, i classici muri appuntiti che andranno a rompere la nostra caramella e così via. Bene, adesso non voglio farvi vedere tutti i livelli perché sono soltanto 25, sennò vi rovinate anche la sorpresa, quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo video. Ciao!